sul lato corto Pellacani, un altro dribbling e poi va al cross che va a sbattere su Bauco, reclamato un tocco di mano l'arbitro, però c'è la segnalazione dell'assistente. Attenzione, occhio, perché è stato assegnato calcio di rigore, è stato assegnato, ha indicato il dischetto il direttore di gara, non sembrava in un primo momento, ed è dagli 11 metri adesso la chance per il Notaresco. La rincorsa di Arrigoni contro Simoncelli, spiazzato il portiere del Sora, vantaggio del Notaresco quando siamo più o meno alla metà della seconda frazione. Non è rimandato, però nella metà campo avversaria può giocare il Sora con l'esterno di Tigani per Bauco davanti al portiere. E allora adesso godiamoci questi ultimi 20 minuti. Arrigoni subito ad aprire a sinistra, proprio Forcini con il pallone sul destro, prova subito ad armare la conclusione alta di un soffio sopra la traversa. Campo è di scommettere anche su queste figure, anche su questi ragazzi, vediamo adesso. O Tigani o Digilio, sembra voler andare Digilio, si allunga e la toglie dall'angolino basso a sinistra l'Oliva, gran parata. Tira tocca offrendo però il possesso a Di Bartolo, poi Ciutti a tenere vivo il pallone, Forcini vuole andare sul fondo, cross dal lato corto, poi con il sinistro di prima intenzione è andato Pellacani sfiorando il vantaggio per il Notaresco.